Gentili telespettatori, buonasera. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. L'unico premio che la provincia di Bologna ogni anno assegna a una persona, una personalità che ha reso grande il suo territorio, che ha dato un contributo straordinario al suo territorio, alla città di Bologna, alla provincia di Bologna. Ecco le squadre allineate, le formazioni annunciate sono le seguenti: Bologna, Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janic, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nilsen, Haller e Capra. Giacomo Bulgarelli nasce a Porto Novo di Medicina il 24 ottobre 1940. Nella sua carriera calcistica ha collezionato 486 partite ufficiali, indossando sempre la maglia del Bologna. Dall'esordio, avvenuto il 19 aprile 1959, fino al ritiro il 4 maggio 1975. Sta per battere il calcio d'avvio, ora il Bologna sotto la direzione del signor Lobello da Siracusa. È stato uno dei protagonisti del risveglio del calcio giovanile, con la nazionale olimpica del 1960, restituendo al calcio italiano il livello che meritava dopo gli anni bui del dopoguerra. Fallo di picchi su Haller. Giacomo è stato il miglior centrocampista del calcio italiano del dopoguerra. A Bulgarelli l'incarico del tiro. Centrocampista è un termine che non mi entusiasma, mi dà l'idea della catena di montaggio. Io avrei detto mezzala. Tira Bulgarelli, tocca per Fogli. Rete, ha segnato Fogli. Bologna 1, Internazionale 0. Nel 1964 contribuì al termine di una stagione entusiasmante alla vittoria dello scudetto, nell'unico spareggio della storia del calcio italiano. L'arbitro consacra in questo momento il Bologna campione d'Italia. Sono sdraiato per terra, guardavo in alto e mi sembrava di essere... di sognare. Il gioco di Giacomo aveva la perfezione tecnica dell'artigiano e lo slancio e il tocco dell'artista. Un uomo che non cambia maglia, che mantiene vivo nel suo cuore il colore di una squadra di calcio, che non è solo squadra di calcio, ma è città, è amicizia, è conoscenza di un territorio, credo che vada mai. Io ho amato soprattutto lui per questo, più che il calciatore, che è stato comunque straordinario. Ci sono testimoni inconfutabili su questa affermazione, cioè Giacomo, migliore mezzala del calcio italiano del dopoguerra. Fulvio Bernardini, che era, non prevedeva tanto di conquistare il paradiso quanto i punti sul campo. Nereo Rocco, che ad ogni inizio di stagione, una volta arrivato al Milan, bussava alla porta del presidente, accompagnato dal fido allievo e compare Gianni Rivera, e diceva: presidente, no che chiedo la luna, lei mi porti Bulgarelli e al resto ci pensiamo noi. Rimase un sogno inappagato. Emblematico l'attaccamento alla sua terra, quando rifiutò il trasferimento al Milan, dove con Rivera avrebbe composto la coppia centrale di centrocampo più forte al mondo. Giacomo ha iniziato non nelle squadre che compaiono nei siti e dappertutto, però nella squadra, prima come riserva e poi come titolare, della squadra in seconda della parrocchia di Portonovo, perché Portonovo aveva due squadre della parrocchia quando le parrocchie davano molti calciatori, no? Davano molti calciatori, e la squadra si chiamava o la va o la spacca. Aveva appunto un'eleganza naturale, giocava a testa alta, aveva una fortissima personalità. Ho fatto 22 anni nel Bologna, ho sempre stato tifoso del Bologna,
era la mia squadra del cuore, quindi è una soddisfazione che è difficile da spiegare. Ha disputato 17 stagioni consecutive, collezionando 486 presenze ufficiali. Sono numeri molto importanti, ma nella storia del calcio italiano ci sono giocatori che hanno numeri migliori. Ci sono giocatori che soprattutto hanno vinto molto di più. Ce ne sono pochissimi, veramente pochi, che abbiano toccato il cuore della gente e lasciato un sogno, un segno che resta come Giacomo Bulgarelli. Era un fuoriclasse e nonostante gli infortuni e i pochi successi sportivi del suo Bologna, ha saputo interpretare con semplicità e naturalezza il ruolo di campione vero sul campo e nella vita. In campo nazionale è stato un giocatore, un campione, enormemente, scandalosamente sottovalutato. Le sue 29 presenze in maglia azzurra gridano vendetta, essendo stato per 10 anni la miglior mezzala d'Italia. Per un atto di calcistico eroismo, aver donato un ginocchio alla patria nella nefasta partita con la Corea, ha pagato un prezzo altissimo, altrove gli sarebbe stato riconosciuto il merito, a lui fu attribuita la colpa e fu praticamente escluso dalla nazionale. Ha dimostrato di essere legato strettamente ai cittadini di Bologna, alla sua città, ai suoi colori, e lo ha fatto fino alla fine e i bolognesi lo hanno ripagato. A fine carriera fu uno dei primi e più brillanti commentatori tecnici, una seconda voce apprezzata per la sincerità dei giudizi, non sempre diplomatici, come era nel suo stile. È bellissimo questo tocco di Roberto Baggio e ben di sta i nigeriani che hanno fatto di tutto per farsi raggiungere. Bravissimo Roberto Baggio. Questa sottovalutazione è proseguita. Il fatto che il minuto di silenzio dedicato a Giacomo Bulgarelli sia stato riservato alla partita giocata dal Bologna è stato un altro schiaffo. La scomparsa nell'anno del centenario del Bologna Calcio lo lega indissolubilmente all'intera storia rossoblù. All'indomani di quella decisione io ho letto un articolo sulla Repubblica del giornalista sportivo che oggi stimo di più, che si chiama Gianni Mura, il quale era indignato e scriveva più o meno: mi rendo conto del perché la federazione non abbia fatto fare il minuto di raccogliamento su tutti i campi, temeva che qualcuno porgesse una domanda, perché lui sì e altri no. Eppure, concludeva Mura, la risposta era semplicissima: perché lui sì. Che attraverso il suo capitano più amato trova riconoscimento in questo premio. Bologna, Palazzo Malvezzi, 15 aprile 2009. Mm-hmm.